Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale, vlog veloce di semplice aggiornamento per ricordarvi la mia presenza alla Milano Games Week e al Lucca Comics and Games delle prossime settimane. Quindi sarò presente a Milano in compagnia di Xander e Menzo venerdì 23 e sabato 24 ottobre, quindi settimana prossima. Arriveremo venerdì in tarda mattinata e poi staremo fino a sera. E per quanto riguarda il sabato, saremo lì dalla mattinata, credo anche relativamente presto, fino a metà pomeriggio, tardo pomeriggio. Adesso bisogna ancora vedere. Se ci vedete chiaramente in fiera, veniteci pure a salutare, a scambiare due chiacchiere. Insomma, noi siamo sempre disponibili a questo tipo di confronto, non fatevi scrupoli. Personalmente sono sicuramente molto più timido di voi dal vivo, quindi non abbiate timore. Milano Games Week, che quest'anno è la seconda volta che ci andiamo, l'anno scorso è stata la prima occasione di visita per noi. Fiera interessante, vediamo quest'anno come hanno gestito alcune cose, più che altro la situazione del negozio, diciamo del retailer che era incluso nella fiera, che l'anno scorso era una cosa incredibile, un caos allucinante, file, gente che spintonava, insomma, delle cose abbastanza sgradevoli. Vediamo se quest'anno hanno risolto il tutto. E speriamo più che altro, rido ma c'è da piangere, di trovare parcheggio, perché andiamo là quest'anno il venerdì. L'anno scorso era invece sabato e domenica, quest'anno abbiamo anticipato venerdì e sabato. Quindi venerdì 23, sabato 24 ottobre, Milano Games Week assieme a Xander e Mezzo. Mentre invece per quanto riguarda Lucca, la settimana dopo. Quindi non più venerdì e sabato, ma questa volta sabato e domenica. Quindi sabato 31 ottobre e lunedì, sì, sabato e lunedì, certo, e domenica 1 novembre. Quindi sarò in fiera in questi 2 giorni, questa volta senza Menzo e Xander, quindi sarò da solo, meglio con amici qua del mio paese che mi accompagneranno. E a Lucca quest'anno sarà una cosa interessante. Tra l'altro, vediamo se riesco a mostrarvi, ho già i biglietti, ho già i braccialetti, questi sono chiaramente uno per me e altri per altri 2 ragazzi, e i biglietti, cioè, quindi ho già praticamente tutto. E quest'anno sarà interessante capire se a livello organizzativo saranno riusciti a modificare qualcosa. Tra l'altro mi hanno dato anche la mappa aggiornata perché hanno spostato alcune cose, quindi bisognerà capire un attimo se l'organizzazione di quest'anno riuscirà a sopperire ad alcuni problemi, per molti gravi, secondo me invece normali per una manifestazione di questo calibro, riscontrati gli anni scorsi, in particolare l'anno scorso, tanto che sono uscite polemiche tra mezzi di trasporto, treni, congestioni, gente che è stata male, ambulanze che non passavano, un po' un casino. E quindi hanno deciso quest'anno di limitare i biglietti a 80.000 al giorno, di una cosa un po' così, che in realtà non risolverà il problema, perché chi non ha il biglietto semplicemente può girare per le mura, gira per la piazza, gira per comunque per il centro storico senza magari entrare nei padiglioni. Però secondo me il problema non sarà risolto. A Lucca sarà magari un po' più difficile incontrarci, perché comunque, anche se in realtà l'anno scorso alcuni di voi sono riuscito a beccare, o meglio, voi avete beccato me, e quindi se mi beccate anche a Lucca non fatevi scrupolo a fermarmi senza problemi. Sarà purtroppo impossibile quasi comunicare, perché io dissi l'anno scorso, magari vi dico tramite, non so, la fanpage, ah, Lucca, carico qua. In realtà non si riesce a fare nulla, perché le linee sono congestionate, quindi le linee cellulari praticamente non vanno, è proprio una cosa così. Quindi sarà la fortuna il caso per quanto riguarda Lucca. Invece a Milano la fiera più o meno è tutta lì, c'è, cioè, questo maxi padiglione, non so neanche come chiamarlo, quindi più o meno ci si può beccare a Milano. Per quanto riguarda Lucca sarà un po' più difficile, ma se mi incrociate, salutatevi, insomma, facciamo due chiacchiere, non c'è alcun tipo di problema. Bene, questo era un annuncio velocissimo sul da farsi, insomma, per quanto riguarda gli appuntamenti delle prossime settimane. Ditemi magari in anticipo qua sotto se ci sarete, se ci andrete, se magari avete anche bisogno di qualche informazione, visto che sono già stato sia a Milano che a Lucca. Di Lucca sono un veterano, di Milano ci sono già andato l'anno scorso, quindi magari se avete anche bisogno di qualche consiglio, di qualcosa, fatemelo sapere, cercherò di rispondere per quanto le mie conoscenze e le mie competenze riescono ad arrivare, ecco. Grazie a tutti per la visione, ci becchiamo a Milano o a Lucca di persona. Grazie a tutti, alla prossima, un saluto, ciao!